continuano a studiare in strada davanti alla loro scuola, la Italo Calvino di Torino, a portare avanti la singolare protesta contro la didattica a distanza imposta dalle restrizioni anti-Covid, sono due alunne di seconda media, Anita Iacovelli e la sua compagna Lisa Rugliatti, entrambe dodicenni. Anita, che è finita su tutti i TG, è anche stata chiamata dalla ministra dell'istruzione. Mi ha chiamato il ministro Azzolina e mi ha fatto i complimenti perché le è piaciuta la mia protesta e ha detto che provvederà a riaprire le scuole il prima possibile. Quando hanno detto che le scuole avrebbero chiuso, io ho pensato che un altro anno in DAD non ce l'avrei fatta, perché stare davanti a un computer a stare lezione, dopo un po' ti distrai e poi inizi a non seguire più come magari avresti seguito in classe. Tutto, fare le lezioni in presenza, guardare i professori negli occhi, al posto di guardarli attraverso uno schermo, stare con i miei compagni, svegliarsi la mattina, prepararsi ad andare a scuola, al posto di stare in pigiama davanti a un computer. La madre di Anita, Cristiana Perrone, rivela. Non è che mi abbia proprio chiesto, lei mi ha detto io vado davanti a scuola perché quando il giorno, la mattina che le ho detto guarda che come zona rossa le seconde medie non potranno andare a scuola, si è arrabbiata, ha detto no basta, non posso più fare le lezioni in DAD. Poi si è molto arrabbiata dal fatto che le prime, cioè contenta per gli alunni delle prime, però ha detto ma che senso ha che le prime possano andare, le seconde, le terze? No.